farò dei gnocchi. Vediamo quanto tempo ci vuole fare gli gnocchi, fatti in casa, con le manine. Allora, ho dei carciofi che veramente stavano morendo. Mi hanno chiesto, per piacere aiutami. L'ho presi e l'ho salvati. Eccoli qua. E l'ho puliti, già puliti. Poi, parmigiano. Non ho nessuna erba aromatica. Oggi non ho nessuna erba aromatica, quindi farò una cosa fantastica lo stesso. Poi, patate. Le patate giuste però ci vogliono, quelle brutte, ma buone. Brutte, ma buone. Parmigiano grattugiato. Farina di riso, cipolla, specche, quattro fette specche, ma guarda, erano brutte, ma brutte veramente. E noi che facciamo? Alzati e cammina. E adesso le patate già cotte. Schiaccio le patate. Allora, prima cosa importante è la cottura delle patate. Perché la cottura delle patate è importante? Perché non dovete bucarle con la forchetta, perché sennò entra tutta l'acqua e diventano umide, umide, umide. Devono essere calde. Insomma, mettetele un attimo nel microonde e le scaldate. Io vedete, con tutta la buccia, la parte tagliata la metto qui, se vedessi mia madre, però la buccia pulita, mi raccomando, bella lavata, eh? Vai, così, schiaccio e vado. Mamma mia, quanto sono buoni i gnocchi, fantastici, buoni, ma quelli fatti in casa però, eh? Quelli comprati no. Ma per fare gli gnocchi che cosa ci vuole? Poco, 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 prima di tutto un po' di sale, subito mettiamo un po' di sale, se no ce lo dimentichiamo. Poi, una cosa altra importante, pepe, belli, così. La farina, allora, però, facciamoli leggeri, leggeri, perché un gnocco è sempre un po' pesante e noi dobbiamo farlo leggero. Quindi che cosa uso? Farina di riso o anche l'amido di mais, e questa cosa li rende veramente soffici, belli, gustosi. E poi adesso vi dico un'altra cosa, li facciamo già buoni noi, guarda che ci metto dentro, no, già il parmigiano dentro. Avete capito insomma di che cosa stiamo parlando, eh? Però nel frattempo che faccio? Con le mani zozze così, qui, mi avvicino qua e vado a fare questo lavoretto. Metto lo speck qua dentro. Questa sarà la nostra nota croccante. Qui lo speck incontra la Sicilia. Ho qui l'olio dei miei amici Ligari, dell'azienda agricola Ligari, siciliani, Marsala. Ecco qua. Vediamo un po' che è successo, non litigano, non litigate al prossimo. Lo facciamo diventare bello croccante, poco poco, attenzione. Allora, io ho usato lo speck perché era uno speck, però potete usare del guanciale, del prosciutto anche, no? Quello che avete in frigo, questa è un'idea. Allora, continuiamo con i gnocchi. La farina non c'è una dose esatta, è quanta ne prende. Voi vedrete, incomincerete a vedere, andate piano piano, perché cosa succede? Incomincerete a vedere che la pasta incomincia ad fare corpo, si unisce. Ci abbiamo l'impasto. L'impasto è questo qui. Metto qua dentro. Qui aggiungo altro olio. Metto un po' di cipolla. Che mani zozze che ho. Aggiungo un po' di acqua. Così non facciamo bruciare la cipolla. Ok? Tagli i carciofi, proprio sottili, 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 sottili. Sale, poco, ci abbiamo lo speck. Aggiungo un po' di acqua qui sui carciofi, così facciamo, li rendiamo morbidi. Adesso, gnocchi, metto un po' di farina, così delicatamente, delicatamente tiro i gnocchi, vedete, così, piano, 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 così. Poi facciamo un test. Il test è quello di vedere, di provare se vanno bene, no? Non mi metto a fare con la forchetta, però se volete vi faccio vedere come si fa con la forchetta, per trattenere più sugo, più salsa. Ok? Ve lo faccio vedere? Così. Aspetta, adesso non mi è riuscito bene. Eccolo qua, vedete? Così c'ha la concavo dietro e davanti è rigato. Testiamo, fatelo sempre, acqua in piena ebollizione, però non troppo forte. Vado così, lo metto nell'acqua in piena ebollizione e vediamo se tiene, se non si spappola. Se non si spappola, siamo pronti per fare gli altri e metterli dentro. Mi raccomando, perché sennò fate il purè dentro l'acqua. Viene a galla, eccolo, eccolo. Bello! Eccoli qua, vieni qua, bello! Ci siamo! Pronto! Allora, va bene, giusta consistenza,
andiamo avanti. Allora, quindi, se casomai risulta che si mettete caso che si rompe, dovete aggiungere un po' più di farina, ok? Quindi continuiamo. Che domenica mattina spettacolare, vai! Ci siamo? Ci siamo? Eccoli! Come a casa! Vai, così! Mamma mia, che belli, ragazzi! Che piacere! Questa è la bellezza di fare cose con calma, di non averci fretta, capito? Ah, così! Raccolgo, metto qua dentro e poi butto gli altri. E ripeto questa operazione perché non li metto tanti insieme. Che fai? Un concettore non ce lo metti? A crudo, no? Così. Questo è il rumore nostro, eh? Vado. Un po' di parmigiano. Cioè, che colazione, domenica mattina è colazione. Oddio! Ah, tempo. Madonna, io mangio pure qua, tanta roba mia. Prendo così, eh? Che meraviglia, ragazzi. E poi dopo che ci abbiamo? Allora, il mio amico Alessio Eastside mi ha fatto questa California Common. Vediamo se ci sta bene. Il colore è quello giusto perché non sono pastorizzate. Fantastico. La sentite pure voi quanto è fresca e quanto è buona, quanto è giusta. Cioè, si sente la crosta di pane, fantastica. Bravo Alessio, bravo Max, sti gnocchi mi mangio io. Ciao ragazzi, buona domenica a tutti.